La, diciamo, realtà messinese è una realtà poliedrica, complessa e richiede sicuramente da parte anche naturalmente dell'istituzione prefettizia un approccio, diciamo, in chiave di coordinamento molto molto determinato. E io ho già espresso sia naturalmente alle autorità che ho già incontrato la mia più ampia disponibilità naturalmente a fare anche da collante istituzionale a diciamo mettere in campo tutta l'autorevolezza del mio ruolo per poter naturalmente risolvere le criticità di questo territorio. Indubbiamente in questa attuale fase il primo diciamo sforzo più importante è quello riguardante la gestione naturalmente dei temi connessi agli aspetti sanitari, quindi naturalmente la questione dei vaccini, la questione naturalmente della situazione epidemiologica nella provincia, auspicando che ovviamente questo momento così complesso per il nostro territorio, per il nostro paese, possa ovviamente evolvere il più rapidamente possibile verso soluzioni naturalmente di ripresa effettiva della nostra quotidianità che tanto ci manca. Nello stesso tempo però è ovvio che bisogna dare grande ascolto e grande attenzione ai temi naturalmente della ripresa, perché poi c'è il discorso naturalmente della cosiddetta ricostruzione. E quello naturalmente è un discorso delicatissimo. Io ho già detto ai miei colleghi, ai miei collaboratori che nei prossimi giorni voglio incontrare tutte le associazioni di categoria per naturalmente fare un po' il punto della situazione, che prospettive ci sono per naturalmente una ripresa economica del territorio. Ma anche ovviamente occorre fare grande attenzione al tema sociale, perché ci sono naturalmente i temi connessi alla ripresa dell'occupazione oppure naturalmente ai licenziamenti che possono incombere. Chiaramente in prospettiva, perché in questo momento ci sono le iniziative governative, però comunque naturalmente prima o poi diciamo ci sarà un momento, no, di ripartenza vera e chiaramente anche questi aspetti debbono essere tenuti presente, deve essere naturalmente ci deve essere grande, grande attenzione. Al suo arrivo in città ha voluto salutare la cittadinanza con una lettera, che cosa che l'ha colpita particolarmente? Ma io la città di Messina, per la verità, la conosco da tanti anni, perché a parte la circostanza che sono sempre passata da Messina per poter andare a Caltanissetta, comunque è una città che conosco da 40 anni, voglio dire, perché un pochino perché la Calabria è stata sempre una terra dove io, diciamo, avevo anche dei parenti. E quindi quando arrivi a Reggio Calabria, necessariamente si può dire che arrivi anche a Messina. E quindi mi aveva sempre colpito la città di Messina, però io più che altro per gli aspetti turistici, Taormina, le Isole Eolie, per la Maggiore, è ovvio. Però anche la stessa città di Milazzo che conosco molto bene. Oggi è chiaro che naturalmente lo sguardo è completamente differente perché non è più lo sguardo del cittadino comune, del turista che ammira e apprezza le bellezze del territorio, ma è lo sguardo naturalmente del prefetto che deve osservare attentamente il contesto e naturalmente mettere in campo tutte quelle diciamo, energie e sinergie fondamentali naturalmente per il territorio. Il primo incontro è stato con il sindaco De Luca, pensa che ci sarà una fattiva collaborazione? Certamente con il sindaco De Luca abbiamo avuto già un primo approccio. Io ho chiesto, diciamo, ho dato la mia più ampia disponibilità alla collaborazione e credo che riceverò altrettanto, diciamo, collaborazione. D'altra parte si lavora tutti nella stessa direzione di naturalmente dare una mano d'aiuto alle comunità
locali. Ecco, questo è l'obiettivo di tutti, diciamo, del mondo istituzionale, supportare le comunità locali. Farlo ognuno ovviamente nei rispettivi ambiti istituzionali, però ovviamente la mission è sempre appunto quella.